Bella a tutti ragazzi, sono Big Mitch e Berdo Radio oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi vi porto la reazione al mio primissimo video caricato sul canale di Fortnite. Nella partita vedrete un certo Gmarco 2002, non vi dico chi è, pochi sapranno chi effettivamente era. E niente, vi lascio al video. Bella, metto le cuffie tattiche, play, yeah. Vediamo un po'. Compare, allora. Non solo è bella, sì. Stagione 1, raga. Wailing Woods. Mamma mia. Guarda, tre casse di cui al centro proprio nella casetta. Mamma mia, cioè, nella casetta. Faccio un attimo pausa. Raga, da notare innanzitutto la mappa, che è completamente verde chiaro. Ci sono un sacco di cose all'antica e piene di buchi. Non c'era niente che potesse appunto far sì che non ci fossero, scusate, degli spazi vuoti. Era piena zeppa di spazi all'aperto. Mi manca assai questa mappa, raga. Stagione 1. Comunque nel centro c'è una cassa con due cose di munizioni e ogni bordo sono due casse, se tutto va bene. Poi c'è un casino di legna, ti puoi scappare. Mamma mia. Solo una. Però... Che strano, raga, mi fa stranissimo. Cioè, due volte sono andato con l'amico mio e due volte abbiamo trovato... Cugia, abbiamo trovato due casse. Cugia, abbiamo trovato due casse. Mamma mia. Comunque mi manca un po', dovremmo fare qualche sistemazione alla mappa. Io vedo se trovo la casta. Alla... È bella. Munizioni stanno buone. Gmarco 2002, santo Dio, raga. Cugia, io non sto trovando un cazzo. Ma da un bot sono comunque, eh. Nessuno costruiva in questa stagione 1, raga, eh. Pochissimi. Munizioni qua. Ok, un assalto. Ma do l'assalto con la raffica da 3, raga, questa era fortissima. Mamma mia. C'ho due mitragliette, una verde e una blu. Dammi la mitraglietta e l'assalto. Cioè, addirittura, vedete, preferivo la mitraglietta all'assalto io, per farvi capire un attimo la situazione. Guarda che qua ti fa un sacco di legno proprio, perché il cespuglio... Guarda che lagga, giocare. Mannaggia di Marco. Lagga. Come lagga? Infatti lagga assai. Era in serra all'inizio. Porco, cos'è il pompa? Ma l'Olimpia, signori. L'Olimpia grigio. C'ho un fucile a pompa di Scrauso, ma a me è pompa. Ma Scrauso, addirittura. Adesso se lo trovo a terra... Sono contentissimo. Siamo quasi in safe, bello. Ottimo, bello, ok, ma fermiamo un attimo di materiale. Beh, infatti, fermiamo materiali per tutto quello che dobbiamo costruire, cioè dobbiamo fare appunto le build battle. Lo so, ma è il server. Ho usato lo sniper, ovviamente, che provo, cosa succede, la sensibilità. Marco, fermo, ce n'è uno qua. Ho visto un albero distruggersi. No, invece era lui che aveva rotto l'albero. E io come un coglione non mi sono accorto. Guarda come cammino, come un bot. C'è un albero qua. È al centro. Sono un cazzo di bot. Cioè, comunque mi fa stranissimo. Guardate come cammino. Dove sta andando tu? Guardate come cammino. Manco scappo. Oh santo Dio. Sì, ma come cazzo? Mi è caduto il lama. Lo so. Il materiale è quello migliore. Rimane, non ci rimane. È chiaro che quello è il migliore. Ma pure col marmo, mica non mi lamento se andiamo col marmo. Vabbè, effettivamente. Compa, spacchiamo un po'. Prendiamo il giusto un po' per distruggere la via. E poi quando ne ammazzi uno glielo rubiamo. Giusto, sarebbe anche diciamo la cosa logica da fare. Non fermare, non fare appunto Minecraft Farming Simulator. Perché alla fin fine passavamo tutta la partita a farmare. E facevamo due cose. Lag, sempre laggato. Connessione di merda. Guarda come va a scatti con Marco, santo Dio. Okram, per chi non l'avesse capito. A scatti pro, papà. Guarda. Santo Dio. Quali armi che ho? Mitraglietta. Bene, mitraglietta di sotto. Che schifo di armi. La pompa di merda. Tutti comunque. Guardalo. Oh, le pompa. Oh, che bello. Due. Bello. È vero che all'epoca, raga, l'Olimpia... Cassa. Cassa, signori. Qua, chissà che ho trovato. Una cosa proprio geniale. Una cassa ho trovato. Vai, prendi tu. Però l'emozione di giocare questo gioco all'inizio era veramente... Che cos'è? La slurp, signore. Allora, questa è uno scudo. È uno scudo. Sentite? È uno scudo che ti si ricarica col tempo. Ah no, ok, pensavo dice... Si ricarica col tempo. E l'ho già trovato in partita. Perché l'avevo trovata, mi ricordo che l'avevo trovata, raga, ancora. Almeno qualche cosa, pigliamo. Mi ricordavo sta cosa. Non può andare alla ricerca di l'avversario. Lo so, però munizioni d'assalto non dico no. Vado, guardate la mitraglietta, quella spaccava quella mitraglietta, raga, perché faccio pausa. Quella mitraglietta spaccava, raga, quella là a destra, vi faccio vedere perché cosa succedeva? Tu quando la utilizzavi, gli FPS ti calavano, una cosa impressionante. Quando tu ti trovavi un nemico contro che tipo buildava stagione 1, Season 1 Tactics, veniva contro, quella mitraglietta spammava, addio, eri finito. Anzi, vediamo dove la safe. Secondo me è verso anarchici. Madò, agri anarchici. Madò, comunque. Guarda la mappa. Pleasant Park, vabbè, quella è rimasta. Greasy Grove. Moisty Mayer, la prigione.
Flash Factory, ma do. Pochi sapranno, raga, pochi. C'è una cosa blu. C'è una cosa blu, mio Dio. Che cosa? Le trappole! No, uno scudo. Figata. Ampolla, la chiamavo ampolla, raga. E c'è un tesoro. Un'ampolla. Un'ampolla. Marco, che cazzo sono? Che hai preso tu? Vedi che sei bloccata, ti dà 200 in più. Cioè, ti dà quello che c'hai adesso in più del 200 massimo, capito? Che cazzo ho detto? Ti dà 200 in più. Non è vero, ma non avevo capito un cazzo. Qua c'è, ho visto su internet. Mi ricordo. È pure da me. Mamma mia. Vediamo cosa ho trovato. Oh, ma tutto grigio comunque, raga. Guardate quanto era molto più distribuito. La rarità, diciamo. Marco, c'è una medaglietta blu che la prendo. C'è un tesoro, ma Non so perché gliel'ho dentro, perché alla fine l'ho presa anch'io e vabbè. Che strano, però. Vai, Marco. Raga, comunque siamo stati tutto il tempo a farmare fino adesso. Fatevi due conti. Tutto il tempo a farmare. Bordo mare andiamo, ma. Andiamo. Sì, bordo mare andiamo. Qua, però, tramite il bordo. Cavolo, proprio le tattiche di Mitch. Andiamo a bordo mare, così troviamo meno nemici. Poi li fightiamo. Guarda. Mi sa che non hanno lootato queste case, sai? Ma do. Ogram che dice non sparare, signori. Adesso push Gesù Cristi. Tesoro. Mio Dio, tesoro, signori. Proprio quello, il tesoro, ci mancava. Oddio. QG tesoro. Madò. Come si vedeva scuro. Ma mitraglietto, prendila, fra. Ci sono. Madò, si cambiavano le armi con triangolo. Santo Dio. L'ampolla. Un'ampolla. L'ampolla. 380 di materiale, raga. La storia di Mo non fai niente con 380 di materiale. Niente fai. Niente. Guarda come camminavo. Guarda. Porca puttana, raga. Mamma mia. C'è un tesoro qua, ma in casetta. Comunque mi ricordo c'erano appunto le trappole strane in questa stagione ancora. Guarda. Non costruisco perché non sapevo costruire. No. Ecco, mi sono rotto la scala. Hai distrutto la cassa di munizioni, grazie amici. No, come ho fatto a spiegare la cassa di munizioni? Salta, 3, 2, 1. Vado. Eh sì, perché non si passava attraverso le costruzioni prima, raga. Guarda. Attenzione, i 90s, signori, i 90s. Mamma mia, quante cose grigie si trovavano. E qua c'è un mattone. Siamo in safe, bella un tot, guarda. Okay, bella un tot. Siamo in safe. Madò, la safe ad Agria. 83 di cose. Di cose cosa? Cioè, di cosa? Di mitraglietta. Di pompa. Okay. Madò. La mitraglietta quella là era fortissima, raga. In realtà, la mitraglietta tattica. Secondo me è meglio qua, sai. Sì, cioè quella verde. Madò, 32 abbiamo fatto un cazzo, raga. E non abbiamo manco fermato chissà cosa. Un loot di merda. Io vorrei pushare un pochino, vorrei provare. Pushiamo. Ah, infatti. Però. Cazzo, pushate un po'. Madò, quest'albero secondo me è un casino di legna, sai. Sono solo dei polli questi due. Ah, è vero, gli alberi di Agri. Quanto mi davano? 30. Marco, bella puttana. La safe, sai dov'è? Visto che sono random, ho visto un video, è qua. Marco, no, Marco, fidati, è qua. Sapevo dove era la safe. Te lo dico proprio, guarda come te lo dico. Vuoi vedere? Lo so perché è capitato più volte che le safe sono. È qua sopra. È vero che effettivamente all'inizio, ragazzi, faccio pausa. Stagione 1 le safe in realtà non erano così random come potevano appunto sembrare. Cioè erano quasi spesso gli stessi posti. Ma la stagione 1, raga, anche se erano comunque random, era comunque abbastanza vicino. Fidati, te lo giuro proprio che te lo giuro. Fidati, va. Ma se lo siamo in cieco. Era OP cecchino. Perché nessuno costruiva, raga. C'erano proprio bersagli che camminavano, le persone. Bersagli che camminavano. Ne vedo nemici. Mici ha visto nemici, signori. Mici ha visto nemici. Con la mitraglietta, sto mirando con la mitraglietta. Da quella distanza, Mici. Col pompa. Andiamo, push. È vero che non c'era il bloom, raga. Non c'era il bloom, non c'era il first accuracy. Non c'era tipo quella cosa che il mirino diventa piccolo per poter appunto mirare preciso. Come sto correndo come un bot. Ah, lui sta già là. Ma lui sta laggando tutto. Zero kill, signori. Eccoli. Vai, Mitch, lo hitta. Vai. Attenzione. Dove? A sinistra. Dove? Luca, sex a terra. Attenzione, Mitch. Grazie. Oh, Kram ce lo dice. Dov'è? Oh, 68. C'è un'arma viola. Attenzione, signori.
Lui lagga. C'è lo scar epico. Epico, leggendario in realtà. Mamma mia, guarda, lo scar dorato. E fine per tutti. Questi due cazzo avevano allutato. Sì. Guarda qua. Cioè all'epoca trovava queste cose è rarissimo. Sì, ah, ma te lo lascio, infatti. Qua, guarda, cioè, guarda la trappola. Lasciamelo così nemmeno due. C'è lo scar leggendario, faccio scambio, ti do questo qua. No, no, no. No, 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 vai, vai, sei più bravo tu, sei visto come sono gentile, però. No, non hai capito allora, prendilo. Ti ammazzo, prendilo. Ti ammazzo, prendilo. Oh, ma non l'hai già potuto usare. Già all'epoca è bravo, Marco, la safe dove okay, no. Già all'epoca era veramente bravo. Per l'inizio, raga, era uno dei pochi che... Anch'io costruivo, ma pochissimo. Oh, dietro! Marco qua! Madonna, fantotto in testa faceva! Comunque è bello il rumore del... Era bellissimo il rumore del... Come si chiama? Dello scarico. Vai, madonna, nessuno costruisce. 98! 98! Non so dove. Optimal Phoenix ho ammazzato. Marco, sono mamma mia. Voi ridete, tutti, tutti questi... Ma... Qua, ragazzi, ormai sono diventati chissà quanto forti. Attenzione, bene, costruisco! Che cazzo? Prendi le bende, sì, infatti. Sì, perché mi sono... Ma guarda quanti materiali! Ma dove? No, sì, giuro che sei... Marco, aspetta, Marco, solo c'è 5. Un cecchino là. C'ho un cecchino io pure, ma non so come... La trappola era blu! Era blu, santo Dio. Cioè raccoglievo le cose col quadrato, raga. Addirittura, fatevi due calcoli. Marco! Aiutami, ma... Oh, Bildo, Marco. Attenzione, Bildo, season 1. Non le combinate? Aspetta. Preso. Oh, però la mira c'ha... 60, 75. Oh, preso, attenzione. Wonder ZZZ, a terra. Mitch, costruisci, Bilda. E a terra, dobbiamo pusciarlo, andiamo. Guardalo, guarda, attenzione, Mitch. Marco, dietro. Manco di Davo, eccolo. Questo non capisce un cazzo. Ammazzato. Non capiva un cazzo questo. Niente pompa, niente. C'è un medikit. Praticamente, ragazzi, qua vinceva una persona. Cioè, vinceva colui che va più cura. C'è cecchino, oh. Prendi quello blu. No, lo so usare il cecchino, Marco. Devo fermare. Ma l'hanno mandato una terra che l'hanno rianimato. È morto. Mamma mia, raga. Marco, 10 sono rimasto. Mamma mia. Non c'è. Aspetta, c'è un'arma viola un attimo. 6 kg comunque, raga. Non è poco. Non è poco. Questa è la mia prima vera partita, diciamo che ho giocato. Ma questa è comunque stagione 1, raga. Cioè nessuno pushava nessuno praticamente. Marco, sei fermo. Lo so, Marco, lascia foto il cecchino. Ah, sì, Marco si stava cambiando la sensibilità per il cecchino. Marco. Vabbè, non è bassissimo comunque, ce la posso fare, non è bassissimo. Aspetta, munizioni qua? E legna. Sì, perché era un casino cambiare la sensibilità all'epoca, raga. Era un casino il menu, non è come muova il menu in game, era ti nascondeva proprio la schermata, era un casino. Marco, 2 secondi, non ti dava fuori. Vieni il cecco, mi ci prende. Il cecco semiautomatico. Ok, assalto verde. Il cecchino lo prendo. Ma dove? Il semiautomatico viola ho preso, raga. Compa, aspetta, dobbiamo costruire Marco, fidati che è qua. Vieni qua da me. Dove cazzo stai? Infatti, andiamo. Non è là. Ci stavamo nascondendo sopra il tetto. Santo Dio. No, Marco, no. Dove? Lo vedo. Lo vedo, vai, fallo col cieco, bro. Fallo col cieco. L'hai perso di vista, Mitch, ma sei cieco? Ma sei cieco, Mitch? Stava là da quella parte, eh? Cucci, fidati. Capito? Cucci, fidati. Santo Dio. Comunque, raga, guardate, siamo dei bersagli di carne, vivi che camminano. Niente scudi, non si trovavano scudini. Mi sa che manco c'erano i scildini. Quindi, gli scudi tra uno ogni morto di papa. Marco, c'è un tesoro qua. Sentito. Apro Mitch. Guarda che non volevo rompere. Vai, io. Ampolla. Tutte e due chiamavamo questa ampolla, santo Dio. Ho trovato comunque in tutto ciò tre scudi in tutta la partita, in 20 minuti di partita. Tre scudi, raga. Non lasciavo. Porca puttana. Marco! Mi sono spaventato perché sono sparato da solo. Uno mi ha sparato. Non è vero, raga. Non so dove, però. Non è vero, ero caduto e ho sparato. Qualcuno mi ha sparato, non è vero proprio. E ti giuro che Marco siamo in safe, siamo ma. L'ansia, ti veniva l'ansia a giocare a questo gioco, raga, all'inizio. Sono caduto, porco Dio. Mamma mia, che le comiche. Vabbè, quanto bottero. Guarda. Sì, perché non potevi costruire sopra gli oggetti. Questa era una grande stronzata, non potevi costruire sopra gli oggetti, raga, era difficilissimo. Guarda. Visto sopra la collina, coordinate. Arrivo. Santo Dio, che bot. Sopra la 202. Che bot. Era bravo, Marco. Diceva che non era bravo, era molto bravo col cecchino. Stanno costruendo, sono nemici forti. Ammazza, spara i colpi. 38. Madonna.
Santo Dio, lo scar è troppo preciso. Mamma mia. Mamma mia, che emozione, vai. Lo confermavo, badavo a confermarsi che spara quello. Lascio sta. Badavo a confermare. Marco, li vedo, Marco, coordinate S. Coordinate S. Sì. Madò, guarda come camminano. Tutti accovacciati. Santo Dio, raga, guarda. Guarda, nessuno builda. Sono caduto. Mannaggia Cristo. Aspetta, sono caduto, Marco. Oh, non puoi farti una scala e salire su, no? No, sei caduto. Non puoi salire. Giusto? San... Marco, sono caduto. No, aiuto, Marco, aiuto. Non so che fa. Vai, fai una scala, Cristo, guarda. Porco Dio. Santo Dio, raga. Oh, la snipado. Let's go. 7 kill, comunque mancano 9 persone, c'ho 7 kill, chissà Marco, penso pure Marco lui abbia... Marco, vieni safe, Marco. Zitto, non ho ammazzato uno, col cecchino l'ho ammazzato. Perché zitto? Qualcun altro ha visto? Guarda, non sto capendo, impanicato proprio sto raga, impanicatissimo. Marco, dobbiamo andare safe, Marco. Marco, ne rimangono 7, ma... Zitto. Vieni con me, come ti permetti, ok? Ti disso, sa. Vai. Madò, lui costruirà più veloce di me, raga. Ecco. Lui costruirà più veloce di me, cioè. Porca puttana, raga. Porca puttana. Ed era uno di quelli che costruiva veloce all'epoca. Bella un tot. Ok. Abbiamo costruito il nostro fortino. Siamo super salvi. Vedo. Ormai siamo al sicuro in questo 1v1. Aspetta, Gucci. Faccio un po' più alta. Infatti. Sì. Ma anche di 2 sarebbe stato meglio. Vai, zumpa. Aspetta. Vai. Lanto, salta. Vai. Oh mio Dio, la piattaforma, salta. Signori. Salta. Che stranezza, però. Adesso, mamma mia. Due è troppo. Coppa, lasciali andare là, li ammazziamo. Vedi Mitch? Vedi Mitch, bravo. Li vedo, 165. Tutte No, Marco, scappa. Lanciarazzi. Dietro. 165. Il lanciarazzi era fortissimo. È sempre forte, ma era forte, proprio forte. Raga. Mamma mia. Lagga sì. Ma si vede, erano proprio i server che laggavano, quindi erano proprio i server. Le granate. Marco, le granate, Marco. Ma guarda come sto impanicato. Cioè, siamo tutti e due impanicati proprio a passare, raga. Ce n'è uno sotto. Zitti, non ti muovo proprio là. Cazzo, come sarà la guerra proprio. Ma così. Marco, si è buttato? Perché ce n'era uno sotto. Ma sì, c'è uno che sta buttando le cose. Il fortino è quasi rotto. Oh mio Dio, vai Mitch, sali Mitch. Dai cazzo, dai Mitch. Marco, non riuscivo a fare la piattaforma. Mannaggia Cristo, Marco. Guarda che botte. Sali con le scale di legno, veloce. Sali con le scale di legno, vai. Vai Mitch, ce la puoi fare. Madò, santo Dio. Guarda. Cioè, ho chiuso il cimaccio. Mamma mia. Che potenza, sì. Signore. Andiamo. E pensare che quando caricai questo video all'epoca, pensavo di essere forte. Corre. Cioè, per l'epoca, in realtà, 7 kill. Oh, nessuno. Cioè, pochissimi lo facevano. Nessuno costruiva. Nessuno. C'è l'airdrop qua vicino, però. Proprio qua. Porca puttana. No. Io lo vado a prendere. Mi sto costruendo, amici, per salire? Guarda. Ma mi sparavano, se Marco la me la ricordo. Oh, buildato velocissimo, raga. Vai, build amici. Marco c'è un lanciamissili là, porco Dio, però. L'ho rischiata tantissimo. Questa. L'ho ammazzato. C'è un lanciamissili, ma. Dobbiamo andare a prenderlo. L'ho ammazzato quello lì. Guarda l'ansia, c'ho proprio. Ho tutto spirato proprio dall'ansia, raga. Che bello il rumore dello scar, però, eh. Porca puttana. Vai Mitch, spaccali! Noni, perché voglio vedere se qualcuno va a prendere l'airdrop. Sparano da dove, scusi? Mancano 4 persone, nessuno pusha nessuno, sì, raga. Tutti con l'assalto giocano. Giocavano. L'ho visto, 195. Visto. Vai, cecchinalo. Vai, prendilo. Madò, il prezzo l'ha fatto. 39, a terra. Madò, Thunder Wartek. Attenzione. C'è l'altro. Mamma mia, oh, ma lo Scar era fortissimo. Lasciamo, ma Marco, no, siamo in 6. 2v2, attenzione. 2v2. Aspetta, mi ricordo questa. Sì. Mi ricordo com'era se era ieri questa partita. Sì, lo so, volevo distruggere. Marco, uno è. Madò. L'ansia era vera, 2v2, raga. Mamma mia.
Me la ricordo sta partita però, come se l'avessi giocata ieri. Ma eh sì, perché la safe è questa. Oh, è dopo qua. Non stavamo capendo dove potessero essere. Quindi ce l'alziamo poco poco, sì, alziamo. Sì, sì, infatti alziamo. Aspetta. Vai Marco, facci vedere le tue abilità da costruttore. Porca puttana. Vai. Mamma mia, era veramente dei bot proprio. Dei bot proprio eravamo. Cristo santo. Un po' la safe, non sono in safe, eh? Dobbiamo andare Marco, dobbiamo andare in safe. Infatti conveniva andare subito in safe. Mi sa che l'avevo visto? Nei cespugli. Ma no, cerco, spara. Che non mi lascia così, non li vedo, eh. Era bruttissimo. Marco, la sensazione più brutta era questa, raga. Marco, siamo in safe. Vai, pushiamo. Ecco, li vedo, li ho visti nella casa. Una a terra. Ammazzati. Kitsu Raff. Lo confermo subito, su, sono infamo proprio, sì. Sono. Uno. Ok, 2-1. Guarda, non riuscivo a eliminarlo. Ok, l'ha confermato cosa? 2-1. Mano. Eccolo. Lo vedo. Vai. Lo vedo, lo vedo. Vai Mitch, fallo. È sotto le scale. Sotto le scale, bloccato. Guarda. Lo vedo, il piedino. Let's go. Se, vedo 10 kill. Ammazzato. 10 kill. Ammazzato. No, 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 perché santo ho ammazzato io. Dio. Let's go. Vaffanculo, me. Te l'ha buttato fuori dalla partita, pure a te l'ha buttato fuori dalla partita. Aggressivo. No, sono ancora in partita. Come no? Cioè, finita. Sì, mi sa che non gliel'aveva contata. Mi sa che non gliel'aveva contata. Che bello. No, Nitin, te l'ha data. Che bella partita. A coppie due vittorie, sì. A coppie due vittorie, mamma mia, che bello, santo Dio. Comunque, raga, questo era reaction alla mia primissima partita. Era un po' lunga, effettivamente, però per l'epoca, credetemi. Cioè, un anno fa, sembra l'epoca, parlo dell'epoca, come chissà di che cazzo sto parlando. Però fidatevi che nessuno costruiva, nessuno faceva niente di speciale. Stavi là con l'ansia e sparavi quando vedevi il nemico. Tutti si nascondevano, campravano, in base alle armi potevi vincere. Era... veramente, quasi mi manca, vi dirò. Comunque, grazie mille per la visione, ci becchiamo con un prossimo video. Ciao e bella Poletti.